Aspetta, prima faccio il giro così. Peccato tutti. Brava! Ok. Grazie. Ok. Che devo fare? Una dichiarazione sulla mostra. Ok, sarebbe una cosa corale. Sì, sì, sì. Allora, il Dipartimento Pari Opportunità e Famiglia di Fratelli d'Italia ha deciso di celebrare questa ricorrenza dell'8 marzo raccontando le patriote italiane, raccontando tante donne che in tanti ambiti diversi hanno fatto questa nazione, perché sappiamo tutti, al di là della celebrazione una volta l'anno, quanto le donne siano state fondamentali nella storia d'Italia a 360 gradi, nonostante le enormi difficoltà che hanno sempre incontrato e che continuano a incontrare. Però noi abbiamo raccontato questa mostra così, con alcune donne simbolo, sarebbe stato impossibile raccontarle tutte, chiudendo questa mostra con uno specchio per dire a ciascuna donna che verrà a visitare questa mostra che anche lei, nella sua vita, nella sua quotidianità, può scegliere di essere una patriota, cioè può scegliere di fare del suo meglio per dare un contributo al futuro di questa nazione. Lo consideriamo il modo più serio e intelligente, al di là delle mimose e delle celebrazioni, per raccontare il ruolo delle donne e che cosa il ruolo delle donne avrebbe potuto essere ancora di più se le donne avessero avuto davvero le stesse opportunità finora che hanno avuto gli uomini in termini di conciliazione, in termini di strumenti, e quindi è anche un monito per la politica a occuparsi di queste materie sempre di più. Okay. E secondo lei che cosa dovrebbe fare una patriota oggi come oggi? Come, chi è per lei una patriota? Guardi, nel 2022, a parte le donne dell'Ucraina? Per me patriota significa non guardare solamente al proprio interesse. Per me patriota è chiunque non si chiuda nel suo guscio. Chiunque si ponga il problema mentre fa del suo meglio per se stesso, per le persone che ama, per la propria famiglia, per guardare anche un po', diciamo, il cerchio più largo. Per me patriota è da chi fa la raccolta differenziata a chi sceglie di dire no a qualsiasi forma di, diciamo, non rispetto del senso civico, chi sceglie di non alimentare le mafie magari comprando una borsa contraffatta, chi sceglie anche nei gesti più semplici di occuparsi di che cosa sta lasciando dopo di sé. Noi siamo in un tempo nel quale si rischia di guardare le cose solo all'oggi, no? Io qui e ora. E invece i patrioti sono quelli che si pongono il problema della generazione che viene dopo. Raccontare queste donne significa raccontare che quello che noi abbiamo non è piovuto dal cielo, che quello che noi abbiamo qualcuno l'ha costruito e qualcuno si è sacrificato perché noi potessimo averlo. E questo ci dà la dimensione della catena. Per cui sicuramente oggi, diciamo, il nostro pensiero non può che andare alle patriote, no? Che stanno su un altro fronte, ecco, lei citava il tema dell'Ucraina, anche nella vicenda dell'aggressione russa all'Ucraina vediamo tante donne che diventano il simbolo, no? Come sempre, di queste tragedie, del coraggio, anche dell'abnegazione, però diventa un insegnamento per ciascuno di noi. L'unico lato in questa tragedia, diciamo, che può darci un segnale è l'idea che ci siano ancora persone che sono disposte a combattere, a sacrificare quello che hanno per la loro terra, per l'amore della loro patria, per l'unità della loro nazione. È uno straordinario insegnamento quello che ci sta arrivando dall'Ucraina. Che cosa vuole fare di più? Quanto fa male la retorica e l'ipocrisia che c'è intorno a questa giornata? Ma guardi, fa male un parolone. Diciamo che ci sta anche, insomma, il tema delle celebrazioni. Non penso che la questione delle donne in Italia si risolva regalando loro un fiore, ma questo penso che tutte le donne che fanno sacrifici enormi ogni giorno per mettere tutto insieme lo capiscono bene. E abbiamo sempre contestato dell'8 marzo il fatto che per alcuni fosse un modo per lavarsi le mani negli altri 364 giorni dell'anno dei problemi che quelle donne hanno. Poi, per carità, non ho niente contro l'8 marzo. Abbiamo voluto una mostra perché rimanesse anche negli altri giorni, no? Per ricordare che poi il tema non si risolve, appunto, dicendo brave l'8 marzo, grazie, però poi ci vuole il sostegno della società e non sempre l'abbiamo visto. Lei diceva l'8 marzo segnato dal dramma delle donne dell'Ucraina, che cosa può fare di più la comunità internazionale?
Guardi, io credo che la comunità internazionale stia obiettivamente facendo molto. Mi pare che la compattezza che in questo caso l'Occidente ha dimostrato sia un segnale molto forte. Che cosa avrebbe dovuto fare prima la comunità internazionale? È mancata la diplomazia, è mancata l'Unione Europea, ce lo dobbiamo dire, è mancata la capacità di prevenire quello che rischiava di accadere, di cui si parlava, però se io devo individuare un grande assente in questo tema è stata la diplomazia europea. Noi abbiamo visto per giorni incontri bilaterali, iniziative di singole nazioni, no? Ma la Francia da sola, la Germania da sola, fosse anche l'Italia da sola, anche se in quella fase non l'abbiamo vista, non possono da sole, diciamo così, rappresentare probabilmente una soluzione. È la dimostrazione che l'Europa poi su tante cose, quando serve, manca. Oggi bisogna continuare a fare quello che si può, diciamo, utilizzando sicuramente la deterrenza anche, però per favorire una soluzione diplomatica. Io penso che tutti quanti noi dobbiamo essere impegnati in questo. Oggi lo dico da politico italiano per quelle che possono essere le nostre responsabilità: da una parte favorire una soluzione di questo conflitto e dall'altra porsi il problema che l'Italia, come l'Europa e non soltanto, già escono da una situazione estremamente difficile. Oggi noi diciamo, consentiamo alle sanzioni perché sappiamo che sono uno degli strumenti di cui la comunità internazionale dispone, ma non possiamo far finta di non vedere l'impatto che rischiano di avere sulle nostre aziende, sulle nostre famiglie, sulla nostra economia. Per cui oggi serve una risposta, io l'ho detto a Mario Draghi, l'ho detto anche in aula, serve una risposta in questo caso molto forte da parte in particolare dell'Unione Europea per, diciamo così, sostenere le nazioni che saranno più colpite dalle sanzioni e per sostenerle non con ulteriori debiti, perché noi non ci possiamo caricare altri debiti, per sostenerle con fondi, con risorse a fondo perduto. Questa oggi è una delle priorità che secondo me deve avere il governo italiano mentre fa quello che può fare per, diciamo, favorire una soluzione pacifica di questo conflitto. Dobbiamo andare. Cosa ne pensa della missione di Salvini? Penso che chiunque faccia qualcosa fa bene a fare qualcosa. Grazie.